Allora, ce ne approfittiamo e andiamo subito a Tamgelair, che è la seconda tappa dell'Elf Ruins Exploration. Anche qui ci sono i lupi. Facciamo terra bruciata. Finiamo questa. E torniamo. Usiamo il fischietto. Tanto lo abbiamo per 24 ore. Basta e avanza. Perché teoricamente più di 4-5 ore non ci passeremo qua. Continuiamo a aprire pacchetti su pacchetti e allegramente finiamo lo spazio perché io non ho venduto. Allora, intanto vendo e ci rivediamo dopo. Perfetto, ho venduto tutto. Consegniamo tutte le quest. Ho messo anche qualcosa dentro il vault, altrimenti siamo pienissimi. Cerchiamo di fare tutto il più velocemente possibile perché tanto non ci servono le quest, ci servono i turbine. Questa è solo una perdita di tempo. Giusto, qualche volta danno qualche buona cosa da vestire, allora in quel caso sì. Allora, adesso che abbiamo completato tutte le quest, oddio, qui mi raccomando, bisogna prendere i cavalli. Adesso andiamo verso Dwillond. E poi continueremo col prologo. Non andiamo direttamente da Lima e Vineyard, perché ci sono alcune cose da fare prima. Altrimenti facciamo avanti e indietro 60 volte. C'è il cavallo che ci migliora un po' le cose, dato che ancora non abbiamo la speed.
Prendiamo velocemente tutte le quest anche qua. Evitiamo queste. Non servono a niente. Mi raccomando, sempre il cavallo. Bisogna fare questo cleansing draw. Più ci dovrebbero essere altre quest qua. Perfetto, non c'è niente. Le erbe stanno qui sotto. Bisogna fare un po' di alpinismo per andare sotto. Eccoci qua. Questi gentili animaletti ci rompono le scatole. E noi facciamo capire chi comanda qua. No, no. Non voglio romperti le scatole, tranquillo. Pronti. Torniamo. Intanto sto puzzando da far schifo. Meglio di qua via. Anzi no, era meglio di là. Vabbè, pausa. Rieccoci qua. Riparliamo col signor Calendel. E sogniamo a Dorring questa. Ecco altri 10 turbine points. Immagino delle quest. Complete quests. Ora bisogna farne altri 10. Quindi le queste sono molto poche da fare per prendere i TP. Quindi bisognerebbe limitarci il più possibile. Però servono e non servono perché a volte ci sono dei bei drop, quindi sarebbe meglio farlo. E poi uno, insomma, più questa e più sale di livello. Invece così siamo un po' al limite col livello. Non che sia un problema, perché per i primi livelli. Però è sempre meglio stare sopra che sotto, no? Si fa anche prima a uccidere. Goblin Slayer, ma non staremo a farmarle qua, ma da un'altra parte, perché ce ne sono a non finire. Qui c'è solo da fare le quest.
Caso di difficoltà c'è questa tattica. Tira e scappa. Praticamente siamo imprendibili. Allora, e uno. Sempre meglio stare con il focus al massimo, perché almeno più utilizziamo barrage e più danno fa. Specialmente con questi che sono di livello più alto. Adesso siamo a paro. Adesso gli faremo tanto male questo signorino. Non ricordo dove è il terzo punto. Boh, adesso non lo trovo. Quindi metto un attimo in pausa e ci rivediamo dopo. Niente, mi sono sbagliato io. Già ho finito le quest. Adesso voliamo verso il Willond. Ce ne freghiamo di tutti. Sempre se. Ecco, ovviamente ci fanno cadere. Voglio la speed! Ah, prima andiamo da Limael, adesso che ci penso. Già che siamo qua.
Parliamo con questa signorina. May Gavalli, you may be of service to me. May Gavalli, Facciamo al you volo may be queste e of service queste. to me. Fregandoci di chi troviamo per strada. Andiamo a uccidere velocemente Papa Rush. One shotato. E bisogna anche uccidere dei filler. E 4 sentinel. Proprio una cosa veloce.